Passiamo al secondo principio di Newton. Stavolta sul punto materiale agisce una forza risultante, una forza complessiva che è diversa da zero. Allora questa forza totale risultante produce un'accelerazione. Questo è il secondo principio della dinamica o legge fondamentale della dinamica. Questa formula vale per gli oggetti descrivibili come punti materiali, di cui ci interessa studiare solo il modo di traslazione. Quindi non sono corpi rigidi, non possono ruotare essendo puntiformi e non hanno struttura interna. F è la forza totale, la somma vettoriale delle diverse forze sul corpo. Questa formula vettoriale vale istante per istante, anche nel caso in cui la forza dovesse cambiare in ogni momento. Di conseguenza l'accelerazione non rimarrà costante, ma sarà variabile. Se invece la forza totale rimane costante, l'accelerazione anche sarà costante e il moto sarà rettilineo uniformemente accelerato. Nella formula del secondo principio di Newton è contenuto anche il primo principio. Infatti, se la forza totale è zero, risulta che anche l'accelerazione è zero. Quindi vuol dire che in assenza di forze o se le forze si bilanciano, l'oggetto si muove a velocità vettoriale costante, cioè di modo rettilineo uniforme. Come caso particolare, se è fermo resta fermo, se si muove, cioè se già si stava muovendo, il moto è rettilineo uniforme. Newton scrisse che la variazione del moto, in pratica l'accelerazione, è proporzionale alla forza motrice impressa, cioè la forza totale, e avviene secondo la stessa direzione della forza. In particolare nel caso di un moto rettilineo, con una forza che spinge continuamente, come quando spingiamo un carrello della spesa, l'accelerazione anche ha la stessa direzione e verso e giace sulla stessa retta, e il moto è rettilineo uniformemente accelerato. Se invece la forza tira sempre verso un centro di rotazione, come nel caso della forza di gravità che il Sole fa sui pianeti, i pianeti si muovono di moto circolare uniforme, e sappiamo che questo tipo di movimento presenta un'accelerazione, l'accelerazione centripeta, che anche lei punta verso il centro come la forza. Quindi vediamo di nuovo che forza e accelerazione sono allineati e nello stesso verso. Il vettore accelerazione ha la stessa direzione e verso della forza F. Se improvvisamente la forza smettesse di esercitarsi, il pianeta andrebbe lungo la tangente di modo rettilineo uniforme a velocità costante. A causa invece della forza cosiddetta centrale, cioè che tira sempre verso il centro, la traiettoria si incurva e diventa una circonferenza, con l'accelerazione che punta sempre verso il centro come la forza. È spiegato anche qua. L'accelerazione ha sempre stessa direzione e verso della forza totale, sia in un moto rettilineo che in un moto circolare uniforme. In questo caso puntano i due vettori verso il centro della traiettoria.